Oltre al danno della sconfitta, anche la beffa. Il notaresco sarà privo di Marco Sansovini, il suo bomber e leader, nella gara del Carotti Diesi di domenica prossima, la prima di due trasferte consecutive che possono essere decisive nel percorso della rivelazione del girone, vogliosa di difendere il primato dall'assalto del Matelica. Non è un giocatore qualsiasi Sansovini, la cui espulsione non è andata giù al tecnico del notaresco Roberto Vagnoni. Non mi sono mai lamentato della direzione arbitrale, mi è sembrata che ci fosse stato un po' di campo basso, un po' di attenzione in più per loro che per noi. L'espulsione di Sansovini, che magari non compromette niente, però eravamo 2-1, mancavano 4-5 minuti, ci compromette l'altra partita. Lui ha mandato qua a paese uno in banchina, non so per quale motivo, e segnaliera l'ha interpretata che fosse stata per lui, e quindi l'ha buttato fuori. Questo ci dà ulteriore rammarico e non va bene. Per un Chieti in grosso affanno, il derby del Mariani Pavone ha restituito il sorriso al Pineto, vittorioso di misura col guizzo nel finale di Tomassini. Certo, i problemi non sono risolti, la squadra è apparsa condizionata dal momento no, ma Daniele Amaulo, terzo tecnico stagionale, ha indicato la strada che ritiene più opportuno percorrere. Io confido molto nell'equilibrio, nel trovare una squadra e una compattezza. Probabilmente ci sono state delle fasi che questo probabilmente non c'era. Adesso abbiamo perso tra l'altro pure Amadio, che è un giocatore importante, quindi ci siamo combattati con i giocatori che abbiamo, e questo mi rende felice, perché significa che abbiamo un gruppo forte, fatto soprattutto di uomini, su cui possiamo puntare per fare un campionato come adesso tutti si aspettano. Avezzano in grossa difficoltà. La sconfitta interna nello scontro diretto con la San Giustese ha fatto malissimo e la squadra continua ad essere un cantiere. In attesa di recuperare il titolare Fanti e alla luce degli errori di Camerlengo, decisivo quello di domenica scorsa, la società biancoverde ha appena tesserato un terzo portiere, il nigeriano classe 2000 Edward Ogbebor Onaivu. Giocare con l'under 18 dello Stevenage mi ha fatto crescere mentalmente e mi ha dato continuità come giocatore. Gli altri club di calcio inglese in cui ho avuto il piacere di militare sono stati il Charlton e il Crystal Palace. Sono un portiere efficace nelle parate tra i pali e in grado di giocare con entrambi i piedi. Generalmente cerco di comunicare molto con i miei compagni.